Ci sono gare per velocisti e quelle per passisti, quelle per scalatori e quelle per chi ha un gran fondo. E poi c'è il trofeo comune di Peia, che ogni anno regala un epilogo diverso e mai scontato. Dopo la vittoria di Ciardo con un attacco all'ultimo chilometro, quella di Guizzetti con un affondo prima dell'ultima salita e quella di Zanchi con una sorprendente fuga da lontano, la prova organizzata dalla Ciclisti Valgandino premia in questa sua 31esima edizione il piemontese Giosuè Mattio, promotore insieme a Francesco Bonandrini e Andrea Ferrari dell'attacco decisivo negli ultimi 7 km di gara. Bravissimo il portacolori della Vigor Cycling Team a intuire il momento propizio, non mollando mai la ruota del padrone di casa Bonandrini, per poi saltarlo nel finale. Un successo importante, non solo perché è il primo tra gli allievi, giunto tra l'altro a 2 settimane dall'atteso Gran Premio Città di Bergamo, ma perché è colto in una gara dal percorso esigente a cui hanno preso parte ben 116 atleti provenienti da tutto il nord Italia. Al via, oltre alle junior azzurre Arianna Fidanza, Angela Maffeis, Nicole Dal Santo, Ilaria Bonomi ed Elena Franchi, si schierano molti dei protagonisti della categoria. Da Ciardo a Manzoni, da Luca a Pedrali, passando per Giacomelli, Grechi, Negrente e i biker Rossi e Maurici. Se la prima fase in linea verso Villadogna non regala emozioni, le polveri si accendono nella duplice scalata ravvicinata del Casnigo. I primi a provarci, senza fortuna, sono Elia Pedrali e Simone Rivarossa. Poi, sul secondo GPM, Rossi e Ciardo forzano il ritmo selezionando il plotone, che tuttavia si ricompatta lungo la discesa verso Cene. Ed è proprio in questa fase, come già accaduto in passato, che si decide la corsa. A 7 km da Peia scattano Bonandrini, Mattio e il Trentino Ferrari. Il gruppo lascia fare, i tre guadagnano un minuto di vantaggio, un margine che gli permette di giocarsi la vittoria con tutta tranquillità. Il primo a cedere è il giovane Ferrari, sfiancato dal forcing di Bonandrini. Il passo in salita al Bergamasco, però, non è sufficiente a piegare la resistenza di Mattio, che salta il rivale negli ultimi 250 metri con un potente allungo. Alle spalle dei primi tre arrivano poi Negrente e Giacomo Cretti, che anticipano il vincitore del 2012 Ciardo, Porcelli, Riccardo Lucca, Massimo Fieni e Giacomo Grechi,